Eccoci qua, un saluto a tutti gli amici del mare e della pesca. In questo video parleremo un po' dei calamenti da utilizzare per il surf casting. Voglio anche raccontarvi un po' com'è nata la mia passione per questa disciplina, secondo me è unica. Praticamente mi è capitato, stiamo parlando di una trentina di anni fa, per l'esattezza il 1990, mi è capitato di acquistare i calamenti di Sandro Meloni. Questi qua sono un po' dei suoi calamenti. Guardate, questi qua sono stati presi il 1990. Quindi Sandro Meloni intanto per me è il Vangelo del surf casting. Guardate, una persona davvero straordinaria. Io credetemi, in ogni cattura che faccio penso a Sandro Meloni, perché guardate, è stato un genio assoluto, veramente una persona eccezionale. Quindi, che cosa ho fatto? Una volta acquistato i calamenti, questi calamenti non hanno mai visto il mare, io li ho acquistati, ce li ho da parte come se fossero delle reliquie. E praticamente poi da questi ho copiato i calamenti che utilizzo. Allora, questa volta parleremo dello short bass, il calamento con cui ci peschiamo un po' tutti. Sinceramente, negli ultimi anni tutti quanti peschiamo con il mini trave, quello di metallo, fatto con l'acciaio inossidabile. Io sinceramente non lo uso, sono rimasto un po' nella vecchia maniera, diciamo. Da dove nasce questo? Vabbè, questo è il B-Action di Sandro Meloni, questo il Paternoster, poi li vedremo man mano. Oggi ci fermiamo su questo trave, su questo calamento, è lo standard rip di Meloni. Questo è quello originale. Su questo io poi ho copiato i miei calamenti. Allora, se vedete questo calamento, non ha un inizio e una fine. Guardate, finiscono tutte e due in questo modo. Perché questo? Perché questo calamento può essere utilizzato sia nello short rovesciato, quello che tutti quanti usiamo, sia al contrario, in questo modo. Ecco perché non ha un inizio e una fine. Quindi io che cosa ho fatto? Da questo calamento ho copiato questa misura e quindi i miei calamenti, lo short basso, è questo. Guardate il trave, invece di utilizzare il mini trave, quello di metallo, io pesco ancora con il nylon. Realizzo i calamenti con uno 0,60. Faccio questo sistema, non mi mantengo molto basso come vedo molti pescare con il mini trave veramente di 10 cm, perché praticamente ci ho provato e spesso in inverno il mare è sempre mosso, le alghe sono sempre in movimento, quindi basta il piombo con questo sistema va completamente nella sabbia e basta anche un filo d'alga per mandare in tilt tutto il sistema pescante. Quindi io preferisco alzarmi, questo mini trave è 20 centimetri, 20 centimetri. Come lo realizzo? Qui è montata una girella dove io andrò a collegare la lenza madre del mulinello, in questo caso il trecciato, io pesco con i trecciati, oramai l'abbiamo visto in molti video, faccio vedere questa cosa. Quindi qua collego il trecciato diretto, qua ho il classico sistema, due stopperini in mezzo a due perline, questi sono di metallo, guardate, in commercio potete trovare questi slick qua, si caricano sul filo, poi basta ammaccarli un po'. Se non riuscite a trovare questi, io uso anche del materiale elettrico. Questi qua sono dei normalissimi puntalini. Guardate, questo è il materiale elettrico. Io tolgo la parte in gomma. Un po' si ossidano, è vero. Ecco, guardate, è facilissimo levarla. Togliamo la parte elettrica, vi rimane questa boccoletta qua. Si ossida un po', sinceramente, però non succede niente, anche se cambia colore, non si rovinano mai. Sono questi qua. Li metto sul filo del 60, li ammacco un po', due perline. Qua c'ho lo snodo con l'altra girellina. Mi raccomando, usate girelline piccole, non vale la pena esagerare con girelle grandi. Quelle piccole sono decisamente meglio, scaricano bene le torsioni del filo.
Questo è il mio calamento. E il finale. Il finale lo realizzo di circa 1 metro. Qui ci monto un amo, un Aberdeen 1020 per innescare, questo è per innescare esche voluminose, quindi in questo caso il canolicchio lo preferisco, ne metto un paio, il fasolare va anche bene. Se poi dobbiamo innescare seppie, inneschi più voluminosi, allora invece di un Aberdeen uso un normalissimo amo 1020, sempre con la curva larga, mai ami forgiati, in modo tale che è facile innescare, far passare l'innesco. Qui faccio un po' una brillatura. I fili che uso sono, in genere, se devo pescare di notte o quando il mare è sporco, uso direttamente uno 0,40 quando veramente c'è mare, altrimenti mi fermo a uno 0,35. Se pesco in diurna uso del fluorocarbon, se l'acqua è chiara e trasparente conviene sempre utilizzare un fluorocarbon, e questo è il mio sistema pescante. Quindi praticamente rispetto al mini trave sono un po' più alto, perché in tutto questo qua è 25 centimetri, quindi l'attacco è una ventina dal piombo, capito? E quindi un sacco di volte mi è capitato di recuperare, di vedere sempre il filo dell'alga sul piombo, però il calamento è sempre rimasto pulito, è sempre rimasto in pesca. Quindi, detto questo, adesso non ci resta che andare a mare e provare se tutto funziona. Un'altra cosa volevo dirvi, chiaramente guardate l'inverno, pescare a spigole l'inverno col mare grosso, veramente molti rinunciano, perché veramente se, quando uno è appassionato, ma c'ha veramente la passione dentro, quando proprio tutti quanti rinunciano, in quel momento viene fuori la vera passione. Perché guardate, io credo che tutti quanti abbiamo iniziato con la canetta di bambù al laghetto ai pesci rossi, però poi crescendo ognuno di noi ha scelto magari qual è la pesca che più emoziona. Beh, io con Mimmo pure abbiamo, è da tanti anni che peschiamo, quindi le abbiamo provate un po' tutte. Quando da piccolini andavamo ai pesci rossi, poi con la bolognese, già aver messo 4-5 boghe nel secchio già eravamo contenti. E poi invece crescendo è chiaro che ognuno vuole sempre relazionarsi con pesci più difficili e più impegnativi. Quindi guardate, per chi arriva al surf, io adesso magari non me ne vogliate, ma nessuna tecnica di pesca può paragonarsi al surf casting. Guardate, veramente. Io un po' le ho praticate un po' tutte, tranne la pesca dalla barca, ma da terra abbiamo fatto un po' tutto con le canne fisse, i cefali, con le bombarde a strisciare, con le bolognesi, un po' di tutto abbiamo fatto, però il surf è davvero unico. E poi un'altra cosa volevo dirvi, il surf è una cosa, è una magia unica per un semplice fatto. Spesso pensiamo noi di aver scelto il surf casting, invece è vero proprio il contrario. Come magari la stessa cosa quando abbiamo scelto le nostre compagne, pensiamo noi di aver scelto, invece è vero proprio il contrario, ci hanno scelto loro. Quindi è sicuro che nella vostra vita è successo per forza il momento in cui vi siete trovati di fronte al mare e il mare ha deciso per voi, il mare ha deciso che voi dovevate praticare il surf. Chi lo pratica veramente sa quello che sto dicendo, è la pura realtà. Quindi adesso ci vediamo in spiaggia, speriamo di farvi vedere qualche bella cattura e vediamo se i calamenti funzionano. Ciao, ci si vede in spiaggia. Ciao, ciao. Eccoci qua. Siamo appena arrivati con Mimmo. Ciao Mimmo. Adesso siamo arrivati. Tempo di aprire le canne, stiamo sul calasole, il mare è incazzatissimo e niente, praticamente finora con Mimmo abbiamo giocato con le bolognesi, con gli amini, i finali sottili e il bigliettino, però adesso siamo in pieno inverno, quindi
è la stagione giusta per tentare le spigole a surf. Il mare è abbastanza tosto, adesso di sicuro metteremo gli spike da 150, però è un'occasione buona. Proveremo a insidiare le spigole. Per fortuna c'è una bella luna piena, ci darà una mano a far scendere il mare. Il mare è un po' troppo forte. Quindi abbiamo aperto, questi sono gli inneschi sulla prima canna, due bei canolicchi, chiaramente inneschi molto generosi. Abbiamo un po' di canolicchi, un po' di seppia. Su questa canna ho un paternoster con due strisce di seppia. Una e due. Sull'ultima ho anche un canolicchio, due canolicchi. Piombi, come vedete, da 150 per tenere il mare. E niente. Adesso ci mettiamo in pesca. Stiamo proprio sul caso. Adesso speriamo di non trovare alghe, speriamo che l'acqua non sia piena di alghe. Speriamo bene. Bello, non abbiamo calato da neanche 4 ore. Bella. Io ho visto la mangiata. Bella spigola. Ma davvero, guarda, io L'ho ho detto. sentito la campanella, il tempo di arrivare ho sentito il pesce in canna. Fammela vedere, Vito. Non è grossa però, No, no, no. guarda, proprio sul calasole è uscita. Ma veramente abbiamo calato da 10 minuti Sì, neanche. nemmeno. Bellissima, guarda qui. Bellissima. Ma davvero, praticamente avevamo calato da un quarto d'ora e sull'ultima canna sul canolicchio c'è stata una bella mangiata e c'è rimasta. Il canolicchio quando è fresco davvero non lo batte nessuno. Adesso rilanciamo. Veramente è un buon segno questo, davvero un buon segno. Lei si acquatta e aspetta. Appena noi ci allontaniamo per controllare le canne, gli inneschi, guardate quando sta a 3 metri dal secchio e dagli inneschi. Guarda, è proprio astuta, eh? È una volpe e quindi fa la volpe. Comunque è uno spettacolo di volpe, bellissimo. Guarda che coda che c'è. Vieni, volpe Dorina, vieni. Sembra un cagnolino. Vieni bella, vieni. Niente. Ciao. È arrivata una botta sulla Mediterranea, praticamente non so neanche dove stanno. Ho perso la campanellina pure. Ah, ecco. Trovata. Praticamente è saltato lo Starlight e cosa è successo qua sul finale? Tagliato il finale. Accidentaccio. Praticamente succede che qua girano sempre i serra, di sicuro è venuto un serra. Perché guardate, l'attacco era quello del serra. Accidenti. Chiaramente con il nylon sto pescando con un filato dello 0,40 che va bene sì, però quando arrivano pesci d'Italia succede. Non è che possiamo metterci a montare i cavetti, stiamo tentando le spigole. Peccato che... Ecco, ogni tanto mi tocca venire a controllare la spigola perché praticamente qua non stiamo mai sicuri, c'è volpe Dorina là nascosta nella macchia. E niente, volevo farvi vedere con poca esca, con pochi canolicchi e una seppiolina stasera, ma non ne abbiamo presa tanta di esca anche perché le nostre uscite sono sempre veramente 3-4 ore, quindi non abbiamo molto tempo da dedicare sinceramente. Adesso faremo un'altra ora,
Anche Mimmo ha trovato gli inneschi puliti, ma sulla prima canna probabilmente sono granchi. Adesso facciamo un'altra ora, ricambiamo gli inneschi e speriamo bene. Bene, ce ne stiamo andando, praticamente è uscita soltanto questa. Peccato perché la serata veramente bisognava rimanere, ma purtroppo non è che possiamo raccontarvi quelle che sono le nostre vite. Poi io e Mimmo, sinceramente, siamo due mezze cartucce. C'è sempre una botta di fortuna, qualche pesce viene a trovarci. E niente, ce ne stiamo andando. Questa volta l'ho presa io, magari. La prossima volta la prendo io. Mimmo vuole prendere di sicuro più grosse, perché lo sa. Senz'altro, Va bene, la chiudiamo qua. Mi raccomando, lo sapete, la mia fissa, sono paranoico, lo so. Mi raccomando, lasciamo sempre gli spot di pesca in ordine, non lasciamo rifiuti in giro. Bene, un saluto a tutti, un abbraccio a tutti, ciao e alla prossima. alla prossima. Ciao ciao!